I bresciani ancora una volta hanno risposto con generosità all'invito dell'associazione Musica Insieme Onlus, che in collaborazione con Scuderia Brescia Corse ha organizzato all'Hotel Vittoria una serata benefica a favore dell'ANT. Dottoressa Miriam Schena, presidente dell'associazione Musica Insieme Onlus, quando è nata la vostra associazione e con quali intenti? La nostra associazione è nata precisamente nel gennaio del 2006, è stata fortemente voluta da me e dalla mia collega vicepresidente Romana Richiedei al fine di organizzare eventi per aiutare altre associazioni, in particolare, come dice anche lo statuto, aiutare soprattutto associazioni che operano nel campo oncologico, quindi sostegno, cura, ricerca nell'ambito oncologico e nella cura dell'infanzia abbandonata. Abbiamo nell'arco di questi anni aderito a varie iniziative, proposto varie iniziative anche di importanza e di risonanza nell'ambito del panorama bresciano con ottimo successo. Dopo un periodo di transizione, un periodo più che altro di tranquillità, questa è un rentré, diciamo così, è la prima volta da 2 anni a questa parte per motivi più che altro personali intervallo, è una nuova sfida e spero che la sfida possa essere avere successo. Ci sono tante belle realtà di volontariato nella nostra provincia, questo significa che i bresciani sono molto sensibili a questo tema? Io credo che ci sia una grossa sensibilità, ma soprattutto vorrei far riflettere, si può fare del bene, si può regalare un sorriso, si può aiutare chi soffre anche divertendosi, non è necessario, come questa sera volevamo proporre, una serata sostanzialmente divertente, per alcuni anche magari effimera o mondana, ma non è questo lo scopo è attraverso un sorriso regalare un sorriso a chi soffre. La posizione, il coinvolgimento dello spazio esterno in questa bellissima sede è stato fortemente voluto da me, proprio perché non doveva essere un evento limitato, ma un evento nel cuore della città che coinvolgesse la città. Questo è stato il messaggio che voglio lanciare. Lanciare proprio per attirare l'attenzione sostanzialmente sull'ANTE, su quello che la sezione di Brescia sta facendo. Nel cuore della città e le persone che sono presenti hanno dimostrato che la città ha molto cuore, ha tanto cuore. Credo proprio di sì, hanno dimostrato le persone che mi sono state vicine, hanno dimostrato gli amici che hanno aderito e ci hanno aiutato fisicamente, ciascuno dando il proprio, questo è fondamentale, non è importante quanto si dà ma come si dà, ripeto sempre una frase di Sant'Agostino, non è importante quello che si fa ma l'animo con cui si fa e questo credo che sia sostanzialmente il messaggio. La semplicità di donare è poi in fondo il mezzo per essere grandi, la grandezza sta nella capacità e nella sensibilità di saper donare. Vogliamo dare questo messaggio soprattutto in un momento storico, credo, di cambiamenti epocali talmente evidenti, di cambiamenti non solo nell'ambito della situazione storica ma proprio anche nell'ambito dei valori, quindi riportare un attimo anche i giovani a pensare alle necessità di fare dei sacrifici, di essere solidali con chi ha meno di noi è fondamentale. Ancora una volta l'ANT riesce a raccogliere attorno a sé tanti sostenitori. Andrea Longo è segretario provinciale dell'ANT. Siete contenti di questa attenzione intorno a voi? Siamo esterrefatti. Abbiamo veramente talmente tanto calore intorno a noi. Si sta creando da sostenitori, vecchi sostenitori come Graziano Bini, che ovviamente inizio ringraziandolo, che ci conosce da tanto tempo e oggi ha voluto dedicarci questa bellissima serata. Dignità di vita dal primo all'ultimo respiro. Questo è il nostro motto e il nostro obiettivo, la nostra mission, perché i sofferenti di tumore con le loro famiglie hanno il diritto di poter essere assistiti come se fossero in un vero e proprio ospedale. Questo è quello che fa l'ANT, abbiamo a Brescia, solo a Brescia, 8 medici, 4 infermiere e una psicologa che assistono a domicilio 24 ore su 24 gratuitamente i malati di tumore, i sofferenti di tumore con le loro famiglie e oltre 1700 sono le famiglie che abbiamo assistito dal 1998 quando abbiamo iniziato qui a Brescia a operare e a farci conoscere. Musica Insieme è il nome di questa associazione. Graziano Bini si occupa dell'intrattenimento, della parte creativa degli eventi. Esatto, sì, io ho il piacere di dare una mano nell'organizzazione, oltre che avere la fortuna di cantare, che è la cosa che amo fare maggiormente, e presentare questi eventi. Quindi più bello di così non posso ottenere niente. Che cosa significa per te portare leggerezza anche in situazioni dove magari tanta leggerezza non c'è?
Esatto, certe situazioni, e mi viene in mente l'amico Patch Adams nel film, portare il sorriso alle persone che soffrono è una cosa non importante. Di più, io ho avuto un'esperienza purtroppo personale con un caro amico che era lui che dava la forza a noi fino alla fine, e sembra assurdo perché dovresti essere tu la persona che sta vicino al malato, al sofferente, invece il suo sorriso fino alla fine, la sua forza d'animo dava forza anche a noi. È un paradosso, ma è così. Presenti alla serata anche il presidente della provincia Daniele Molgora e gli artisti Omar Pedrini e Giorgio Zanetti. Noi non possiamo rinunciare a questi inviti perché credo che abbiamo una grande fortuna, che è quella di fare un lavoro che amiamo, che ci piace, e credo che sia giusto mettere anche al servizio di persone che magari in questo momento non stanno vivendo un periodo di vita felice la nostra esperienza e la nostra voglia di vivere. Sono qui squisitamente per essere presente, credo in questi anni si sappia che ho una sensibilità, diciamo, verso chi soffre. Tanti pensano che si faccia del bene, invece in realtà è più quello che ricevo quando riesco a essere utile a qualcuno, visto che nella mia vita ne ho combinate tante e ne combinerò ancora probabilmente. Pensare che con la mia musica umile riesco a far star bene delle persone, credo che sia un privilegio che pochi possono avere, e sono io a ricevere, non a dare.